Cari bambini e bambine, come vi dicevo, Alice nel Paese delle Meraviglie è un racconto molto lungo. Allora, sarà diviso in tre parti, questa è la seconda, poi ne avremo ancora un'altra, perché è veramente lunghissima. Ok? Allora, siete pronti per la parte seconda di Alice nel Paese delle Meraviglie? Ok, cominciamo. Vicino a lei c'era un grosso fungo e Alice, dopo averlo guardato dal di sotto e dalle due parti, pensò che poteva anche cercare di vedere se c'era qualcosa in cima. Si alzò sulla punta dei piedi e i suoi occhi incontrarono quelli di un grosso bruco turchino che sedeva a braccia conserte fumando il narghilè, senza curarsi né di lei né di nessun'altra cosa. Il consiglio del bruco. Si guardarono per un po' in silenzio e infine il bruco si rivolse ad Alice con voce assonnata. Chi Non lo so bene, signore, in questo momento, rispose la fanciulla. Perlomeno so chi ero quando mi sono alzata questa mattina. Credo di essere cambiata molte volte da allora. Non capisco. Disse il bruco. E credo di non riuscire a spiegarmi meglio, disse Alice educatamente, tanto più che non capisco neanche io. Il cambiare dimensioni tante volte al giorno è una cosa che confonde. Non mi pare. Commentò il bruco. Forse voi non avete ancora provato, ma quando diventerete una crisalide e poi una farfalla, certamente troverete la cosa un po' strana. Niente affatto. Ebbene, le vostre sensazioni sono diverse dalle mie, ma so che per me. Per Per te? Interruppe il bruco sdegnosamente. Vorrei proprio sapere chi sei tu. Erano ritornati al principio della conversazione e Alice ebbe un moto di stizza. Credo che dovreste dirmi prima chi siete voi, replicò, Perché? chiese il bruco. La domanda la sconcertò e poiché Alice non riusciva a pensare a un motivo valido e il bruco sembrava piuttosto di umor nero, concluse che era meglio troncare il colloquio e andarsene. Stava per allontanarsi irritata quando il bruco la richiamò. Torna indietro, ho una cosa importante da dirti. Alice si avvicinò di nuovo. Non perdere la calma, esortò il bruco. Tutto qui? Chiese Alice trattenendo a stento l'irritazione. No, rispose il bruco. Alice pensò che poteva anche aspettare, non aveva nulla da fare. Per alcuni minuti il bruco mandò fuori sbuffi di fumo dal suo narghilè, ma alla fine lo tolse di bocca ed esclamò: Credi di essere cambiata, non è vero? Temo proprio di sì, signore, rispose Alice. Non riesco più a ricordare tante cose e non posso conservare la medesima statura per 10 minuti di seguito. Che cosa non ricordi? Domandò il bruco. Ma, rispose Alice malinconicamente, ho provato a recitare come lavora la piccola ape affacendata, ma ho detto una cosa tutta diversa. Perché non provi allora a recitare Tu sei vecchio, padre William? Esortò il bruco con fare paterno. Alice alzò gli occhi verso di lui, unì le manine e incominciò. Tu sei vecchio, padre William, disse il ragazzo. I tuoi capelli sono diventati bianchissimi, tuttavia ti metti spesso a piedi in alto e a testa in giù. Credi che sia giusto alla tua età? Quando ero giovane, replicò padre William a suo figlio, ebbi paura che il mio cervello ne restasse danneggiato, ma ora so perfettamente certo di non avere cervello e ripeto questo esercizio ancora e ancora. Tu sei vecchio, riprese il giovane, come ho detto prima, e sei diventato grasso al di là di ogni limite, tuttavia sei entrato dalla porta con un salto mortale all'indietro. Quando ero giovane, rispose il saggio vecchio scotendo i grigi capelli, avevo tutte le membra assai agili,
Le conservai così grazie all'uso di questo unguento. Uno scellino al barattolo. Posso vendertene un paio? Tu sei vecchio, disse il giovane. Le tue mascelle sono indebolite. Non potrebbero masticare alcuna cosa dura. Eppure ti sei mangiata quell'anatra tutta intera, comprese le ossa e il becco. Di grazia, come hai potuto fare questo? Quando ero giovane, spiegò il padre, io mi dedicai alla legge ed esposi ogni caso a mia moglie. Così mantenni forte la muscolatura delle mascelle e tale restò per il resto della mia vita. Tu sei vecchio, disse il giovane, nessuno potrebbe ragionevolmente supporre che la tua vista sia acuta come prima. Eppure tieni un'anguilla in bilico sulla punta del naso. Chi ti rese così incredibilmente destro? Ho già risposto a 3 domande, adesso basta, disse suo padre. Non darti tante arie, credi che io possa ascoltarti tutto il giorno? Vattene o ti darò una pedata in fondo alla schiena. Non è proprio così la filastrocca, disse il bruco. Non è precisamente così, replicò Alice timidamente. Ho paura di aver alterato qualche parola. È sbagliata tutta da cima a fondo, commentò il bruco, e per qualche minuto rimase in silenzio. Poi il bruco riprese per primo. Dimmi un po' che statura vorresti avere. Oh, non ho esigenze particolari, rispose Alice in fretta. Soltanto non è piacevole cambiare così spesso, lo sapete. Non lo so affatto, replicò il bruco. Alice tacque, non era mai stata tanto contraddetta in vita sua e si sentiva sul punto di perdere la pazienza. Il bruco domandò, ti piaci così come sei? Beh, vorrei essere un po' più alta, signore. 7 centimetri sono proprio una cosa misera. 7 centimetri sono già un'ottima statura, gridò il bruco adirato e si alzò in tutta la sua altezza. Era alto proprio 7 centimetri. Ma io non vi sono abituata, si scusò la povera Alice. Oh! Il bruco sbadigliò un paio di volte, si stirò, poi scese dal fungo, scivolò sull'erba e disse: un lato ti farà crescere, uno ti farà diminuire. Un lato di che cosa? Pensò Alice. Del fungo, disse il bruco con naturalezza, proprio come se avesse indovinato il pensiero di Alice. E detto questo, scomparve in un baleno. Poiché il fungo era perfettamente rotondo, era un problema per Alice distinguere le due parti. Allora allargò le braccia e con ognuna delle due mani staccò un pezzetto del bordo. E ora quale dei due? Si domandò. Poi assaggiò il pezzo di destra per sperimentarne l'effetto. Un attimo dopo sentì un colpo violento sotto il mento. Era il mento che aveva colpito i suoi piedi. Si spaventò molto e, comprendendo che non c'era tempo da perdere, cercò di mangiare subito il pezzo di fungo che era nella mano sinistra. Faticò ad aprire la bocca, tanto il mento era premuto contro i denti. Ma finalmente vi riuscì. Subito si accorse di non vedere le spalle, sepolte in un mare di foglie verdi. Erano le cime degli alberi, tra i quali stava passeggiando poco prima, e da essa emergeva il collo di enorme lunghezza. Cercò di sollevare le mani fino alla bocca per mordere un pezzettino di fungo, ma non riuscì che a smuovere tutto quel fogliame in distanza. Allora tentò di abbassare la bocca fino alle mani e fu felice di notare che il collo poteva piegarsi facilmente in tutte le direzioni. Dopo averlo curvato con un elegante zigzag, stava per addentare un pezzetto di fungo quando un sibilo d'ali la fece trasalire. Un piccione le svolazzava intorno al viso gridando «Serpente!» «Non sono un serpente!» rispose Alice indignata. «Sei un serpente, lo ripeto!» disse ancora il piccione, ma in tono sottomesso, e aggiunse con un sospiro. Come se non bastasse la fatica di covare le uova, bisogna vegliare giorno e notte per difenderle dai serpenti. Mi dispiace di averti disturbato, disse Alice. Avevo proprio trovato l'albero più alto del bosco e mi consideravo ormai al sicuro da ogni serpente, continuò il piccione. Invece adesso mi piombi tu dal cielo. Ti ripeto che non sono un serpente, sono una ragazzina,
disse Alice in tono un po' incerto. «Questa è buona!» esclamò il piccione con disprezzo. «E magari vorrei farmi credere che non hai mai mangiato uova, non è vero?» «Certo che ne ho mangiato, ma tutte le ragazzine ne mangiano!» ammise Alice. «E allora sei una specie di serpente!» concluse il piccione. Quell'idea colpì Alice, che rimase per qualche momento silenziosa. Poi commentò: «A me le uova crude non piacciono e poi le tue non mi interessano. Allora vattene!» intimò il piccione. Alice si abbassò fra gli alberi con molta fatica, perché il collo si impigliava dappertutto, ma infine raggiunse le mani e incominciò a mordere i due pezzi di fungo, prima l'uno e poi l'altro, diventando di volta in volta più alto o più bassa, finché ebbe la statura normale. «Una parte del mio piano è riuscita, ora vorrei entrare in quel magnifico giardino, ma non so come fare», riprese camminando, e dopo un po' raggiunse una radura dove sorgeva una casetta alta circa un metro. «Non posso presentarmi in quella casa con questa statura», pensò, «spaventerei tutti». Assaggiò un pezzetto di fungo che teneva nella mano destra e raggiunse l'altezza di 20 centimetri. Maiali e pepe. Stava guardando la casa e pensava al da farsi, quando improvvisamente un valletto giunse correndo dal bosco e bussò alla porta. Era sicuramente un valletto, perché indossava parrucca e livrea, ma la sua testa sembrava quella di un pesce. Subito la porta fu aperta da un altro valletto in livrea e parrucca, che aveva una faccia larga e gli occhi tondi come quelli di una rana. Il valletto pesce porse una lettera dicendo in tono solenne: «Per la duchessa un invito della regina a giocare a croquet». E dopo un inchino si allontanò, mentre l'altro sedeva a terra guardando stupidamente il cielo. Alice si avvicinò alla porta e bussò. «È inutile bussare», disse il valletto. «Dentro fanno tanto rumore che nessuno vi potrebbe udire». Infatti, il chiasso che proveniva dall'interno era straordinario. Qualcuno urlava e starnutiva, mentre piatti e pentole andavano in frantumi. «E allora come posso entrare?» chiese Alice. «Non so», rispose il valletto. «Tra me e voi non c'è la porta. Mentre se voi foste dentro e io fuori, potreste bussare e io vi farei uscire». Mentre parlava, continuava a guardare in aria e Alice pensò che era molto maleducato. «Ma forse non può farne a meno», e continuò fra sé. «I suoi occhi sono quasi in cima alla testa». In quel momento la porta si spalancò per un attimo e un piatto passò roteando e andò a frantumarsi contro un albero. «Io starò qui seduto fino a domani», disse il valletto e si mise a fischiettare. «È inutile parlare con lui», disse Alice disperata, e aperse la porta ed entrò. Si trovò subito in una cucina piena di fumo. La duchessa sedeva sopra uno sgabello a tre gambe e aveva un bambino in braccio, mentre la cuoca mescolava china sul fuoco un pentolone pieno di zuppa. «C'è troppo pepe in quella zuppa!» pensò Alice e incominciò subito a starnutire. Anche la duchessa starnutiva e ogni tanto il bambino starnutiva e strillava senza sosta. Soltanto la cuoca non starnutiva e neanche un grosso gatto che sedeva per terra sogghignando da un orecchio all'altro. «Perché il vostro gatto ride in quel modo?» provò allora a chiedere Alice timidamente. «È un gatto, ecco perché», rispose la duchessa senza neppure degnare Alice di uno sguardo. «Non sapevo che i gatti potessero ridere». «Ci sono molte cose che tu non sai, non c'è dubbio», commentò la duchessa. Questa osservazione dispiacque ad Alice, che stava disperatamente cercando qualche argomento di conversazione. In quel momento la cuoca tolse il pentolone dal fuoco, poi, afferrati gli oggetti che le capitavano sotto mano, li scagliò contro la duchessa e il bambino. Prima un ferro da stiro, poi una serie di piatti, bicchieri e casseruole. La duchessa non se ne curò, ma Alice, terrorizzata, incominciò a spiccare salti supplicando:
vi prego, state attenta a quel che fate, se ciascuno si curasse degli affari suoi, esclamò la duchessa. A proposito, tagliatele la testa. Alice guardò ansiosamente la cuoca per vedere se si accingeva ad ubbidire a quell'ordine, ma la cuoca era troppo intenta a rimestare la zuppa. Allora la duchessa incominciò a cantare una ninna nanna scuotendo violentemente il bambino. Picchia forte il bambinello quando piange, quando urla, lo fa solo per dispetto, non sapendo che è una burla. E adesso vuoi tenerlo tu? Chiese gettando il bambino in braccio ad Alice. Io devo andare a giocare a croquet con la regina. Alice afferrò il bambino e pensò: se non lo porto via di qui lo ammazzano in 2 giorni. E corse fuori. Il bambino grugnì. Non grugnire, non sta bene, disse Alice. Il bambino grugnì ancora, Alice lo guardò bene. Era proprio un maialino. Allora lo posò a terra e il maialino trottò via verso il bosco. Stava seguendolo con lo sguardo e pensando a certi bambini che sono bambini ma sembrano maialini. Quando vide il gatto della duchessa accovacciato sopra un albero, il gatto sogghignò. Sembrava di umore giocondo, ma aveva lunghe artigli e lunghi denti. Perciò Alice cercò di trattarlo con tutto il rispetto possibile. Signor gatto, cominciò timidamente. Vorreste dirmi quale strada devo prendere per andarmene di qui? Dipende molto da dove vuoi andare, commentò il gatto. Non ha importanza, mi basta andare in qualche posto, commentò Alice. Allora, disse il gatto agitando la zampa destra, da quella parte abita un cappellaio e da quell'altra una lepre marzolina. Visita quello che vuoi. Tanto sono matti, tutti e due. Ma io non voglio assolutamente andare a visitare dei matti, replicò Alice indignata. Non puoi farne a meno, qui sono tutti matti e sei matta anche tu. Come puoi dirlo? Devi esserlo, altrimenti non saresti qui. Del resto, sono matto anch'io. E voi come fate a sapere che siete matto? Un cane non è matto, spiegò ancora il gatto. Un cane ringhia quando è incollerito e muove la coda quando è contento. Io ringhio quando sono contento e muovo la coda quando sono incollerito. Dunque sono matto. Ma io chiamo questo fare le fusa, non ringhiare, protestò Alice. Chiamalo come vuoi. Giochi al croquet con la regina? Oh, mi piacerebbe moltissimo, ma non sono stata invitata. Mi vedrai là, disse il gatto e sparì. Alice stava ancora guardando il ramo su cui un momento prima c'era il gatto, quando all'improvviso l'animale riapparve. A proposito, chiese, che fine ha fatto il bambino? Volevo chiedertelo prima e continuò. Poco mancava che me ne dimenticassi. È diventato un maiale. Me l'immaginavo, disse il gatto e sparì nuovamente. Alice aspettò un poco e, visto che non riappariva più, si avviò verso la casa della lepre marzolina, ma in quel momento il gatto comparve ancora sul ramo di un albero. Hai detto maiale o stivale? Chiese. Ho detto maiale, rispose Alice. E ora, per favore, smettila di sparire e riapparire così rapidamente perché mi fate venire le vertigini. D'accordo, disse il gatto, e questa volta scomparve molto lentamente, incominciando dalla coda e terminando con il sogghigno, che rimase lì sospeso per qualche tempo dopo che tutto il resto del corpo era scomparso. Ho visto spesso un gatto senza sogghigno, si disse Alice, ma un sogghigno senza gatto non l'avevo veduto proprio mai. Poi si avviò verso la casa della lepre marzolina, ma era una casa tanto grande che Alice addentò subito un pezzetto di fungo per crescere fino a circa mezzo metro di altezza. Tuttavia, anche così alta, si avvicinò molto timidamente, pensando: e se la lepre fosse completamente matta, forse è meglio se andavo dal cappellaio. Una singolare merenda.
Sotto un albero davanti alla casa c'era una tavola apparecchiata. La lepre Marzolina e il cappellaio erano seduti a prendere il tè, mentre il ghiro sedeva in mezzo a loro ed essi parlavano al di sopra della sua testa. La tavola era molto grande, ma i tre erano seduti insieme, stretti stretti da un lato solo. «Non c'è posto, non c'è posto!» gridarono quando videro Alice che si avvicinava. «C'è un mucchio di posto!» esclamò Alice indignata e sedette a capo tavola in una grande poltrona. «Volete un po' di vino?» chiese la lepre cortesemente. Alice guardò sulla tavola, ma non vide che del tè. «Non vedo il vino!» osservò. «Infatti non ce n'è!» Allora non è gentile da parte vostra offrirmelo, però non è nemmeno gentile da parte vostra sedervi qui a questa nostra tavola senza essere invitata. Non sapevo che fosse la vostra tavola, spiegò Alice, apparecchiata per molte persone, mentre voi siete soltanto in tre. Il cappellaio spalancò gli occhi e chiese. Che differenza c'è fra un corvo e uno scrittoio? Proverò a pensarci, rispose Alice, contenta che si incominciasse a giocare anche agli indovinelli. Il cappellaio tolse un orologio dalla tasca del panciotto, lo scosse e lo portò all'orecchio con disappunto. Che giorno è oggi? Chiese poi. Alice rifletté e rispose: Il 4. Indietro di 2 giorni. Te Borbottò il cappellaio e aggiunse, guardando la lepre. l'avevo detto che il burro non era adatto. Eppure era burro ottimo, si scusò la lepre. Sì, ma c'erano anche delle croste di pane. Non avresti dovuto adoperare il coltello del pane per metterlo dentro. La lepre prese l'orologio e lo osservò. Poi lo immerse nella tazza del tè e lo osservò di nuovo, ripetendo: Eppure era ottimo! Alice, che aveva osservato e seguito tutto con molto interesse, non poté più trattenersi ed esclamò: Che orologio buffo, indica i giorni e non le Perché dovrebbe farlo? ore! Brontolò il cappellaio. Forse il vostro orologio indica anche l'anno? Certo che no, un anno è troppo lungo, spiegò Alice. È inutile occupare una lancetta per tanto tempo, È proprio il caso del mio orologio. spiegò il cappellaio. Per me esso indica in ogni momento la stessa ora. Eppure Non capisco, disse Alice imbarazzata. è chiaro. Che ne sapete voi del tempo? Ascoltate ora quel che è accaduto al concerto offerto dalla regina. Io dirigevo l'orchestra e battevo il tempo finché qualcuno gridò: Ho ammazzato il tempo! Toglietegli la testa! Da allora per me sono sempre le 6. Allora per voi è sempre l'ora della merenda, concluse Alice e le venne un'idea luminosa. È questo allora il motivo per cui ci sono tante tazze disposte qui? Esclamò. Sì, è proprio questo. Rispose il cappellaio con un sospiro. È sempre l'ora del tè, non abbiamo tempo di lavare le stoviglie negli intervalli. Proprio Allora continuate a girare intorno alla tavola, suppongo. così. Rispose il cappellaio. Via via che le stoviglie vengono usate, giriamo. Ma che cosa succede quando ritornate di nuovo al punto di partenza? Alice osò chiedere. Non sarebbe meglio cambiare argomento? Interruppe la lepre Marzolina sbadigliando. Intervenne allora il cappellaio. Avete risolto l'indovinello? No, ci ho pensato a lungo, ma non riesco a indovinare. Qual è dunque la soluzione? Non ne ho la minima idea. Rispose il cappellaio. Neppure io, intervenne la lepre scuotendo la testa. Ma è noioso sentirvi parlare sempre di questo, non potreste raccontare una storia? Non ne so, purtroppo, disse Alice. Allora ce la racconterà il ghiro, concluse la lepre. Svegliatevi, ghiro! Pizzicato da entrambi i lati, il ghiro si svegliò e cominciò a raccontare. C'erano una volta tre sorelline che vivevano in fondo a un pozzo. Di che cosa vivevano? Chiese Alice. Di melassa,
rispose il ghiro dopo aver riflettuto a lungo. Ma perché vivevano in fondo a un pozzo? Il ghiro stette ancora a pensare per un minuto o due, poi spiegò: era un pozzo di zucchero e di melassa. Ma se non esistono pozzi di melassa, cominciò a protestare Alice irritata. La lepre e il cappellaio si portarono un dito alle labbra, sussurrando: se non sai tenere la lingua a posto, finisci tu la storia, aggiunse il ghiro impermalito. Questo era più di quanto Alice potesse sopportare. Si alzò e si allontanò impermalita a sua volta. Il ghiro si addormentò immediatamente e quando Alice si voltò vide che stavano tentando di farlo entrare nella teiera. Questa gente non mi vedrà mai più, pensava mentre si incamminava verso il bosco. È la merenda più noiosa che io abbia mai fatto in vita mia. Stava facendo queste considerazioni quando vide che uno degli alberi aveva una porta che conduceva proprio nella cavità del tronco. È molto strano, rifletté, ma tutto è così strano oggi, mi conviene entrare subito. Spinse la porta e si trovò di nuovo nel lungo salone dove c'era il tavolino di vetro. Questa volta mi regolerò meglio, si disse. Afferrò la chiave d'oro, sboccioncellò un pezzetto di fungo, lo aveva conservato in tasca e divenne alta 30 centimetri. E finalmente si trovò nel meraviglioso giardino tra le aiuole fiorite e le fontane. Ecco, anche la seconda parte è finita. Ora avremo la terza e ultima parte. Vedete come sono lunghe. Questa fiaba è veramente tanto lunga. Quindi intanto io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a brevissimo e così potrete ascoltare come va a finire questa indubbiamente molto strana e particolare storia. Grazie a tutti e a presto.